Ci sono milioni e milioni di pianeti come la Terra, siamo ancora a livello della freccia e dell'arco confronto a loro. C'è una lotta tra bene e male che non è solo a livello terrestre, è a livello galattico. Non è questione né di cultura né di fiducia, è questione da parte nostra di amore. È al centro di tutto, perché lo scopo di tutta la vita, di tutte le dimensioni, è quello di amare. Più uno ama, più è intelligente perché è lo scopo primo della vita. Nel 2007 il compianto Stefano Breccia dava alle stampe il libro Contattismi di massa, in cui riportava l'incredibile vicenda del caso Amicizia, risalente a circa 50 anni fa, e che oggi andiamo ad approfondire grazie a due testimoni, due degli ultimi ancora in vita, Mirella e suo marito Gaspare De Lama, che di recente ha superato i 100 anni di età. Famosa Domenica Corriere, prima pagina, siamo nel 52. Questo sono io allora, pittore Gaspare De Lama. Continuo l'articolo, le fotografie che hanno scelto. Mi ricordo più due e mezza è arrivato questo disco e per appuntamento come altre, adesso vi faccio vedere altre foto, sono tutte per appuntamento, non è un caso, ecco. Il caso Amicizia riguarda una serie di incontri ravvicinati del terzo tipo con degli esseri extraterrestri ma umanoidi, avvenuti a partire dal 1956, nel centro Italia, dalle parti di Pescara. Rispetto ad altri casi ufologici, questo è più interessante perché coinvolse più di 300 persone in tutta la penisola, da nord a sud, tra cui anche, appunto, Gaspare De Lama e sua moglie Mirella. La loro testimonianza è ancora più preziosa perché sono pochi i testimoni ancora in vita. Come sei venuto a conoscenza dei V56? Puoi raccontarci la tua storia? Sì, io e mia moglie sentivamo le prime notizie sui giornali, allora andavano in prima pagina, li chiamavano i marziani, neanche i dischi, gli extraterrestri, i marziani. Subito mi sono appassionato, l'idea mi piaceva, non c'erano ancora libri sull'argomento, mi capita di leggere un articolo di Bruno Ghibaudi, che era un giornalista molto noto allora, interessante, era corredato da tre fotografie di tre dischi volanti ripresi da lui, combinazione per fortuna, sul litorale di Pescara in pieno giorno. Non era una cosa comune, insomma, tre dischi in una volta sola. Le fotografie mostrano questi tre dischi non molto grandi, 5-6 metri di diametro. Io e lei siamo pittori, quindi abbiamo subito guardato la luce del sole sulle nuvole, sulla spiaggia, perché erano bassissimi, a 20 metri dal litorale. E ci sembravano perfette, molto belle, incorporate nel paesaggio. Dico, ma queste sono autentiche, almeno mi sembrano. Io non, di solito non scrivo lettere, non mi interessa. Mi è venuto proprio l'estro di scrivere una letterina a Bruno Ghibaudi, per farla breve, dopo 2 giorni, nel giro il tempo della posta, ricevo una telefonata, era Bruno Ghibaudi, che mi dice grazie della lettera, se una di queste sere lei è libero, la conoscerei volentieri. E infatti è venuto la sera, faceva parte del gruppo di amicizia, noi non lo sapevamo ancora. E ci ha detto come stavano le cose, che c'era un gruppo, eccetera, eccetera, e se volevamo partecipare, mia mamma ha detto sì, lei ha detto sì, io ho detto sì, e il giorno dopo ci ha fatto conoscere Bruno Sammacincia e gli altri. Il nome V56 è riconducibile proprio all'anno del primo contatto, che fu il 1956. Fu Bruno Sammacincia a dare questo nome agli extraterrestri. In realtà, però, il loro vero nome, a quanto pare, era Acri. Puoi dirci qualcosa riguardo Bruno Sammacincia? Che persona era?
Dunque, Bruno Sammaciccia era una persona molto colta, scriveva e aveva l'incarico di mantenere il gruppo unito, saldo. E poi la storia è cominciata contemporaneamente con lui, Giancarlo Di Carlo e Di Crescenzo, Giulio Di Crescenzo. La storia di Bruno è cominciata dove c'era la famosa Rocca Pia, ecco, di Ascoli Piceno. Sono andati su per fare una gita e niente, sono stati lì a chiacchierare, stavano per andare a casa, sono arrivate due persone, una sui 2,05 m, però insomma abbiamo giocatori di pallacanestro sì, che sono sì. Anche 2,11 m, il record, per cui sì, era molto alto, e uno piuttosto piccolo, però vestiti come normalmente, come noi. E li hanno salutati come si fa quando sei in campagna, ci si saluta tutti, e si sono fermati a parlare, e piano piano gli hanno svelato tutto, che erano due extraterrestri, e i tre, come noi abbiamo detto sì, anche loro hanno detto sì, alla richiesta, se volevano creare un gruppo e avrebbero avuto la responsabilità di mantenere il gruppo. Inizia così questa avventura, che vede implicate molte persone dal 1956 al 78, anno in cui i V-56 dovettero abbandonare le loro basi. In quegli anni il gruppo andò sempre più allargandosi, andando a coinvolgere anche Gaspare e sua moglie. Dapprima cauti su ciò che stava avvenendo, non tardarono a capire di trovarsi coinvolti in qualcosa di meraviglioso. Davanti a certe cose si aprono gli occhi, eh? Quando ho conosciuto Bruno per la prima volta, che mi ha portato a casa sua, mi ha detto: compra una radiolina portatile, tienila sempre con te, perché ti parleranno attraverso la radiolina, e portamela qui. Il giorno dopo ho comprato una radiolina, ero un gelosino con la cinghia, andavo sempre in giro, perché ogni tanto intervenivano loro, sia fosse a casa che fuori in macchina, e mi parlavano. L'ho portato a Bruno, me l'ha fatto mettere su un tavolino, è uscita subito una fiammata alta un 40 centimetri, 50, azzurra, che poi ho saputo che era plateale, per farmi capire che era successo, perché la loro tecnologia non procura fiammate. L'ho presa in mano e si è accesa da sola, e subito mi ha parlato Sigil, e mi ricordo che poche parole, poi le prime non si dimenticano. Ciao Gasparone, mi ha chiamato Gasparone, e mi hanno sempre chiamato Gasparone, non so perché, perché sono alto 1,66. Allora, ciao Gasparone, ricordati sempre che non siamo né perfetti né infallibili. Ecco, mi ho detto queste parole, e poi dopo, dietro l'invito di Bruno, si capisce che sondava la mia interiorità, il mio pensiero, mi ha detto: la prossima volta che parla cambia la stazione, cambia le frequenze da onde medie a lunghe a corte. Allora io ho fatto così, e la voce continuava imperterrita. Quindi questo è stata una prova che i dubbi mi sono passati. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Non basta, ero sicuro che era tutto vero. E dopo circa un mese, giù di lì, c'è un appuntamento alle 11:30 di sera in questa via periferica. C'era la via e poi c'erano i campi, adesso Milano si è estesa. Eravamo lì in 7-8, perché ormai avevo conosciuto gli altri del gruppo, e da lontano spunta una luce bassissima, andava con una lentezza quasi a passo d'uomo, per dire, e piano piano è arrivata sulle nostre teste, è passata,
era un padellone di 20-22 metri di diametro, silenziosissimo, con una luce forte, ma l'orlo, la luce non sfrangiava, era perfettamente nitido, silenzioso, ripeto, ed è passato, quindi l'abbiamo visto per un po' di minuti e io credevo di essere già convinto e fiducioso. Quando l'ho visto ho detto: adesso sono sicuro, veramente. Credevo di emozionarmi. Gli altri del gruppo, che l'avevano già visti, sapendo che c'erano dentro loro, ciao, gridavano così. E io sono stato in silenzio, ho provato un cuoio profondo. Io ero lì, sapevo che dentro c'erano gli extraterrestri. E ho vissuto il qui e ora. Dopo, quando è scomparso, mi sono unito agli altri che gridavano ancora ciao ciao, e anch'io ciao ciao, ma come cosa, ero silenzioso, Ho capito. eccitato. Perché dopo, se dopo è intervenuta la mente, e allora era tutto su di giri. Sì, dopo mi sono unito al gruppo che salutava, tutti contenti. Quello fu il primo di una serie di avvistamenti e contatti che videro coinvolti Gaspare, la sua famiglia e questi esseri. Egli stesso, non molto tempo dopo, fotografò dei dischi volanti sopra Milano. Possiede ancora le fotografie di quel contatto e ce le ha mostrate. Qui c'è tutto, se vuoi vedere, c'è tutto il rotolo, perché io ho fatto tutto il rotolo, c'ho anche il nastro. Su di esse sono visibili quelli che potremmo definire dischi volanti. Ma come avvenivano i contatti con i V-56? Abbiamo avuto tanti contatti, allora, attraverso la radiolina, infiniti, però anche attraverso la televisione. La televisione era spenta, si accendeva da solo, intervenivano le loro voci, oppure la televisione era accesa, cambiava il programma, sullo schermo effetto nebbia, e intervenivano le loro voci che mi parlavano, mi salutavano attraverso il telefono, invece che fare dring, 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 uno squillo continuo fino a che non staccavamo la cornetta, perché non passava dalla centralina. Quando dovevamo fare qualche cosa di complicato, ce lo spiegavano attraverso una bobina, con le loro voci. La bobina si materializzava a pochi centimetri dal soffitto, cascava giù e noi lo sentivamo. Il nostro mondo per voi pari non è facile a capirsi. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sidir. Oppure, se le cose erano brevi, per scritto su dei foglietti, piovevano anche quelli dal soffitto, per dire, e cascavano, i foglietti cascavano in grembo, certe volte sulla testa, e invece le cose un po' più pesanti cascavano sul pavimento. Ecco, I famosi apporti. i famosi apporti, E come uno anche prelevarono certe volte del materiale di cui avevano bisogno. è un apporto è arrivato sotto la sedia di Gaspare. Sì, una volta, ma dando un colpo, era una bobina, che la sedia ha fatto un E lui era lieve. seduto su quella sedia Sì, lì. ero seduto su quella sedia lì. Da sotto. Sì, certe volte sui foglietti, è una cosa che mi commuoveva, veramente. Veniva giù un foglietto e c'era scritto ti voglio bene, basta. Mandavano delle, certe volte Buon Natale, perché era Natale, cose poetiche, Semplici, semplici ma graziosissime. d'effetto. Sì, noi pensiamo sempre agli extraterrestri, UFO, astronavi,
c'erano anche queste cose piene d'amore, di amicizia veramente. Ma con il passare del tempo il gruppo di San Maciccio cominciò a disfarsi per vari motivi. Probabilmente anche in merito loro, se la guerra fredda di quegli anni si è risolta nel migliore dei modi. Poi loro sono andati via, giusto? Sono andati via perché lo scopo della loro venuta sulla terra, almeno da quello che ci hanno detto, lo scopo principale era evitare una guerra atomica, perché c'era la guerra fredda tra Russia e America, sempre questa guerra atomica come spada di Damocle, certo, sulla testa, ecco. E potevano agire al limite, proprio limite estremo del nostro libero arbitrio. Avevano ottenuto dalla Confederazione Galattica una specie di patto, potevano fare delle cose quasi oltre il libero arbitrio col patto che rimanevano nelle basi, però noi del gruppo eravamo, tra virgolette, la benzina per quei loro strumenti. Noi del gruppo come amore, se eravamo compatti tra di noi, amici veramente, davamo un'energia che loro captavano ed era la vita per gli strumenti della base. Verso la fine, piccole liti, piccole discussioni, dopo passava, ma intanto ci arrabbiavamo, alla fine la convivenza è diventata tra di noi sempre più fiacca, l'amore, l'amicizia, sempre mancava questa energia per alimentare gli strumenti delle loro basi, se ne sono andati. Però eravamo arrivati al punto che la guerra atomica è stata evitata. Non c'è stata. E a quanto pare il gruppo in Italia non era l'unico, ce n'erano altri, in altre parti del mondo. Tutti collegati tra loro, con l'intento comune di proteggere la Terra dagli stessi esseri umani. Come amicizia c'erano altri piccoli gruppi, alcuni in Siberia, l'abbiamo saputo dopo, alcuni in Messico, in Argentina, Spagna, ma 4-5 persone. Noi, ce l'hanno detto loro, eravamo il più numeroso. Ad ogni modo noi siamo usciti prima del 78. Sì, noi siamo usciti prima del 78, sì. Non lo sentivo più. Mm-hmm. Allora gliel'ho detto, me ne sono andato, non c'era nessun, nessuna scritta, nessun contratto, certo, nessun giuramento, eravamo liberi di entrare. Certo, certo. E questa è una cosa positiva, dopo tutto, sì, no? Sì. Nessuno vi ha mai costretto a... No, assolutamente. Ecco. Le relazioni all'interno del gruppo di amicizia si rovinarono anche a causa di un altro gruppo di extraterrestri, contrari all'operato del primo. Da quello che ho capito c'erano gli Acheri, che erano i V-56, sì, ma c'erano anche i Veyros. E i CTR. I CTR. Nome dato da noi. Sì, 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 sì. Se qualcuno, per esempio, apriva una porta, non era armonioso col gruppo, eccetera, e allora loro si intrufolavano e potevano dare dei... Con le loro energie. Qualcosa di antipatico. I CTR, così chiamati, perché CTR sono le contrarie e anche cattiverie, no? I CTR hanno il compito di far vivere queste forze negative. Sono necessari, perché se non ci fosse il male, il bene non sarebbe bene, non sarebbe niente. Non ci sarebbe una scelta, un libero arbitrio, un cammino, un'evoluzione, tutto fermo, e il bene non sarebbe bene, non c'è un confronto. Quindi il male occorre. I CTR facevano una cosa necessaria. Pensavo certe volte che era un loro compito divino. Se no non c'è crescita. Se no non c'è crescita. Non c'è scelta. Dietro il consiglio dei V56 portavamo delle targhette di rame nel taschino e loro sapevano come difendersi attraverso questo... Quindi la richiamo, targhetta... diciamo, tecnologico. Ma era una rame basta o c'era una tecnologia dietro a questa targhetta? Rame. Solo rame. Rame, sì, solo sì, rame. Comprate da un rotamato. Poi solo dopo rame. Loro sapevano come caricarle, come odiare chi ci governa male, odiare chi non ci crede. È sbagliatissimo. Perché ci fa arrabbiare, le malattie vengono da un'irritazione interiore, quindi... È un nostro danno e non ci fa andare avanti. L'ha detto loro, l'ha detto anche Osho.
un'ideologia qualsiasi, anche il nazismo è un'ideologia negativa, un'ideologia soffocata dalla violenza non muore mai. È giusto disubbidire, discutere con loro, andare in piazza, ma non essere violenti, ecco, non odiare. Perché poi si diventa come loro alla fine, come... diventiamo della stessa qualità. Certo. Poi loro hanno bisogno di questa rabbia, hanno, si nutrono di questa, certo, rabbia. Certo. Sì, sì. Come d'altronde i V56 si nutrivano d'amore. Sì, 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 è tutto un gioco sottili di energie. Siamo ancora a livello della freccia e dell'arco con fronte a loro. Quest'ultima parte è sicuramente importante. Tutte le forze dell'universo sono in equilibrio, come troviamo schematizzato nel simbolo dello Yin e dello Yang. Quello che i V56 chiamavano Uredda, ovvero l'amore, era in equilibrio con le forze negative. A volte predominano le une e a volte le altre. Probabilmente sì. È per questo motivo che sei arrivato oltre 100 anni, perché hai seguito gli insegnamenti dei V56. Io reputo che sono riuscito a vivere fino adesso, dando il merito molto a mia mamma, che mi ha sempre nutrito, pochissima carne, mai fritti, tutte cose sane, molta frutta, e vivere per un ideale forte. Così sì, è ideale, più elevato è, meglio è. Credo che avere un forte ideale ti ringiovanisce, ti tiene vivo anche mentalmente. Ecco, l'ideale ti riempie la vita, ti dà una ti nutre. Oggi la nostra società necessita di giovani con grandi ideali. Occorre che siano messi in pratica i buoni insegnamenti di questi alieni. Quindi, alla domanda se gli extraterrestri siano buoni o cattivi, possiamo rispondere che ce ne sono sicuramente sia di buoni che di cattivi. Ad ogni modo, gli Acri erano sicuramente entità positive. A distanza quindi di tanti anni, qual è il più bel ricordo che vi è rimasto del caso Amicizia? Il più bello? Sì. Sono tanti. Io ho avuto due contatti fisici con loro. Uno che mi ha salutato con la mano così a Rocca Pia. Da qui a lì, era dietro a un muretto alto 5 metri e sporgeva fin qui. Io sono andato da un crepaccio, sono andato di là e non c'era più. Come contenuto dovrei dire che il più importante è stato un incontro con uno di loro in Oregon, nell'ashram di Osho. Come bellezza e commozione è stato, ero sulla collina di Pineto a 2:30 del pomeriggio in piena estate, mi appoggio a un pino e guardo il cielo e aspetto l'ora. Avevo con me sempre la mia radiolina, si accende appena sdraiato sul pino, si accende la voce di Sigil, mi dice: ciao Gasparone, grazie di essere venuto. So che vorresti essere nelle basi qui con noi per abbracciarci, ma tu non sai quanto invece io vorrei essere fuori da queste basi ad abbracciare te sotto quel cielo azzurro stupendo che avete, con quel mare bellissimo che avete, con quelle colline dolci che avete. Rimirando col cielo azzurro dove adesso sta volando e tu guardi un passerotto, e infatti io guardavo un po', che adesso farà in volo 3 giri intorno alla chioma del tuo pino dove sei appoggiato. Quello andava di là, di colpo fa 3 giri di volo in giro al mio pino, e la voce dice: e che adesso si poserà su un ramo a picco sulla tua testa a 2-3 metri. Quello all'ultimo giro si infila dentro, si mette su un ramo proprio sopra di me a 2 metri e mezzo dalla mia testa, e io rimango un po' di stucco, e la voce di Sigi attraverso la radiolina continua e dice: e che adesso comincerà a cinguettare. Di colpo, come dice cinguettare, quello cip cip, ma fortissimo, forte forte,
e non smetteva più. Dopo un minuto, due, non mi ricordo, Sigi dice: adesso smetterà di cinguettare e volerà felice verso il mare. Quello, come dice così, smette di cinguettare, qui c'erano le colline, alla destra c'è il mare, e vola verso il mare. E io mi sono messo a piangere, dalla gioia, dalla commozione, perché ci mancava la fatta turchina, era in un altro mondo, insomma. Ecco, fanno di queste cose dove non ci sono astronavi disgovolanti. Ecco, io con loro, sì, dicevo certe parole, Gasperi ti voglio bene, sentivo una commozione, ma proprio piangere le lacrime, ho pianto in questo caso, di gioia. Sono formule matematiche queste. Hanno varie calligrafie. Questa è una calligrafia ideografica, cioè non è ABCD e non è neanche crittogrammi come i cinesi. Ha delle regole, indubbiamente, però possono essere modificate secondo il sentimento che hai in quel momento. È come ascoltare una musica. Se sei un intenditore, se l'ascolti con amore, come va ascoltata una musica, senti l'arrangiamento, gli accordi, la seconda voce. Se la ascolti distrattamente, senti solo il motivo e basta, insomma. Ecco. Messaggi di amore e fratellanza non sono propri soltanto dei V-56, ma sono comuni anche ad altri popoli extraterrestri e ci sono stati riportati da numerosi contattisti. Nascono continuamente contattisti, è un fenomeno ormai generale per il pianeta e tutti diciamo la stessa cosa, possono essere le modalità di approccio tra noi e loro diverse, possono essere diverse le provenienze, però lo scopo di questi contatti è uno solo, la donna è più ricettiva, per cui le canalizzatrici sono quasi tutte donne. Noi ne conosciamo 7-8 che non si conoscono tra di loro e dicono le stesse cose. Sono arrivate le caravelle, abbiamo potuto conoscere che c'era altra gente su questa terra. Adesso è il momento che conosciamo, dobbiamo conoscere altre persone della nostra galassia. Per cui lo scopo adesso è quello di passare dalla nostra dimensione evolutiva, che è la terza, così ci hanno detto, alla quarta e raggiungere la quinta, perché il pianeta Terra, che è un essere vivente, è più evoluto di noi, è già in quinta dimensione. Diventeremo soprattutto più coraggiosi per amare, perché è un mondo d'amore molto migliore del nostro, indicibile la differenza. L'amore per loro, ce l'hanno detto, è quella cosa, se vogliamo, che comincia dove finisce la logica. Perché noi esseri umani siamo anche logica, siamo anche... In certi casi... Troppo logici. Ecco, se sono qui è perché siamo migliorati al punto giusto. Giordano Bruno, perché ha detto che ci sono altri mondi abitati, sì, e la Terra non era il centro universo, al rogo. Ma c'era la pena del rogo, adesso è il momento di fare un balzo. Se siamo qui non è per caso, non perdiamo questa fortuna, insomma, ecco, non buttiamola via, cerchiamo di metterci. Poi abbiamo scelto noi di venire in questo momento. Ecco, quindi rispettiamo, come ho detto prima, chi ci è contrario, ce la facciamo perdonando chi ci è contrario, chi ci contrasta. E speriamo che i V-56 siano ancora qui per proteggerci dalla minaccia atomica. Ma guarda, lo posso dire perché l'ha reso pubblico. La Tonini è entrata in contatto con un V-56, quindi... per cui siamo tutti insieme. Ci sono. Però i segni ci sono già, ve ne dico uno: tutte le conferenze di San Marino che farà Pinotti col prossimo anno saranno sotto l'egida dell'ONU. Non è male, è un riconoscimento che San Marino è necessaria, occorre ricercare, occorre discutere, occorre sapere. Bene, dai, Gasper, allora vi ringraziamo entrambi per grazie questa intervista. Grazie a te, grazie a voi. E vi auguriamo tante belle cose. Grazie a voi. Grazie a voi, anche a voi. Ecco, questa l'ho fatta a Montesilvano, questa l'ho fatta sul litorale di Pescara,
in inverno sulla spiaggia, queste sono le cabine, poi volato nel retroterra. Se vogliono, come questi cittadini, loro non si fanno vedere, ma hanno anche spiegato come fanno tecnicamente, in maniera grossolana, a non farsi vedere. Poi, queste sono fatte a trenno, questo è un ricognitore. È soprattutto adatto per captare tutte le televisioni, tutte le notizie dei telegiornali, per sapere cosa avviene sulla Terra, insomma. Quando sono nella nostra atmosfera usano l'antigravità, usano l'ira di Dio, ma non è un volo come il nostro, ecco. E quando volano, questa è la galassia, volano da qui a qui, non è un volo, non volano mica, non c'entra niente il volo, è un trasferirsi. In conclusione, ricordo a chi volesse approfondire il caso Amicizia che può reperire il libro Contattismi di massa di Stefano Breccia, in cui è descritta la storia di Bruno Sammaciccia e del gruppo di cui facevano parte anche Gaspare e Mirella, nonché tutte le vicende legate ai V56. È confortante sapere di non essere soli nell'universo, soprattutto se a condividerlo con noi è una specie intelligente e buona come quella dei V56. Sono pochi i libri che trattano del caso Amicizia. Il primo è Contattismi di massa di Stefano Breccia, Nexus Edizioni del 2007. Un altro libro è Noi e loro, T e T di Paolo Di Girolamo, sempre Nexus Edizioni. Entrambi i libri fanno riferimento anche al caso Ummo, che ha molti punti in comune con il caso Amicizia. Infine, Alberto Perigo, un libro di Ivan Ceci, tutti editori. Anche qui si parla del caso Amicizia, in rapporto alla vita del console che svelò il mistero degli schivolanti.